Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Anche questo mese è arrivato il momento del book haul, quindi vi devo mostrare tutti i libri che mi sono accaparrata in questo mese di novembre. Il primo è un libro che mi è stato gentilmente inviato dall'autrice e che quindi vi devo mostrare con la massima priorità e anche con altrettanto piacere, e sto parlando di Il mosaico della vita di Lucia Santucci. Lucia è un'artista a tutto tondo, un'artista completa che vive nel Lazio. Non è soltanto una scrittrice, ma è anche una pittrice ed una scultrice. Mi ha contattata qualche settimana fa, abbiamo anche parlato al telefono, è stata gentilissima, mi ha chiesto se mi andava di leggere il suo libro, me ne ha parlato un poco, ne abbiamo chiacchierato insieme piacevolmente e io ho accettato con tanta gratitudine. Ho sfogliato già qualche pagina di questo libro e devo dire che ho subito paragonato sia la storia che lo stile di scrittura un po' alla nostra nazionale Elena Ferrante, o qualcosina anche del realismo. Comunque sia, si denota davvero tutta la sensibilità di un artista che, proprio per antonomasia, ha un animo sensibile in grado di cogliere anche le più piccole sfaccettature della vita. Oltre al libro vi faccio vedere anche una sua creazione ad acquerello che è riportata in stampa sul segnalibro che mi ha gentilmente allegato al libro stesso, e guardate che cos'è, c'è qualcosa di meraviglioso, guardate se non sembra veramente vivo, sembra una fotografia, io me ne sono innamorata subito di questo cucciolo ed è veramente bellissimo. Per quanto riguarda la trama, ve la leggo, dice: scorci di vita ambientati nell'Agro Pontino subito dopo la bonifica e la nascita delle città fatte costruire da Mussolini, che illustrano il desiderio di progresso che pervadeva quegli anni. La storia di una famiglia, tra sogni e ristrettezze, che cerca di costruire un domani migliore e più agiato. Nella quotidianità il dramma. Luciana, ragazza vivace e piena di speranze, perde la madre a causa di una brutta malattia. Il trauma la fa crescere e prendere consapevolezza della fragilità dell'essere umano di fronte al male e alla morte. L'esperienza formativa, per quanto tragica, l'aiuterà ad avere una visione del mondo più matura e complessa e sarà una svolta fondamentale per la sua esistenza. Se volete, contattate Lucia Santucci, vi lascio qui sotto nell'info box il link alla sua pagina Facebook, in modo che possiate accordarvi con lei per il reperimento di questo libro, che veramente mi ha non incuriosita, ma proprio appassionata ancora prima di completarne la lettura, perché appunto a me sa di Elena Ferrante, del realismo di Verga, però sicuramente in chiave più meno amara, ma più ricca di sensibilità. E quindi Il mosaico della vita di Lucia Santucci. Per restare in tema, perché abbiamo appena menzionato Elena Ferrante, questo mese ho acquistato il secondo volume della tetralogia dell'Amica geniale, ovvero Storia del nuovo cognome. Possiedo il primo volume in un'altra edizione della Mondolibri, come mi è stato detto da voi, perché io non avevo proprio idea, e però ho deciso di prendere questa edizione classica della EO e nell'eventualità prenderò poi successivamente anche il primo volume di questa edizione. Il primo volume ve l'ho recensito singolarmente. Non ho condiviso l'eccessivo entusiasmo che vigeva su YouTube in merito al primo libro, tuttavia sono molto curiosa di scoprire come prosegue la vita delle due protagoniste, Elena e Lila, e quindi eccolo qui il secondo volume che si intitola Storia del nuovo cognome. Poi ho preso un altro libro che sono curiosissima, ma veramente curiosissima di leggere, e che questo mese ho comprato dopo aver visto il film. Ho affittato il DVD, me ne sono innamorata e ho deciso di recuperare subitissimo anche il libro, e sto parlando di questo bellissimo libro che si intitola Vita di P di Jan Martel.
Martel. Questa edizione della Pickwick l'ho comprata al supermercato, è costata intorno ai 10 euro e devo dire che preferivo l'edizione senza la pellicola fotografica, perché qui c'è la pellicola che denota comunque il fatto che hanno ricavato un film da questo libro, però c'è anche l'edizione con la stessa copertina con la tigre, senza però questo contorno, però purtroppo non l'ho trovata e va bene, non importa. Questa è la storia di un ragazzo indiano di 16 anni che si ritrova nel bel mezzo dell'oceano su una scialuppa di salvataggio, perché mentre andava in Canada con la sua famiglia la nave ha fatto naufragio e lui è l'unico sopravvissuto. Siccome il padre di P, ovvero di questo ragazzo, aveva uno zoo in India dove lavorava, sulla nave c'erano anche tutti gli animali di questo zoo che viaggiavano con loro. E P si ritrova sulla scialuppa Richard Parker, che è una tigre del Bengala, quindi dovrà sopravvivere non soltanto in mezzo all'oceano, quindi nel bel mezzo del nulla, ma anche condividendo questi terribili mesi da naufrago con questa ferocissima tigre. È un libro che ha vari livelli di lettura, comunque si nascondono anche molti significati religiosi, filosofici, eccetera. Si evincono benissimo anche dal film, però volevo vedere proprio leggendo il libro che cosa ne sarebbe risultato, se effettivamente avessi potuto entrare ancora di più nel senso della metafora che mi ha trasmesso questo racconto. E quindi Vita di P. Poi passiamo a quello che si sta configurando come il caso editoriale dell'autunno 2016, un libro che è stato chiacchieratissimo ancora prima che uscisse e che in pochissimi giorni è arrivato in classifica al primo posto tra i libri più venduti tra le nuove uscite, e sto parlando del nuovo libro di Roberto Saviano, La paranza dei bambini. Innanzitutto volevo far notare che cos'è questa copertina, perché è una copertina specchiata con questo enorme disegno di una Madonna tatuata, quindi questa è una schiena e a tutta schiena è tatuata una Madonna. E sul retro sa quasi di uno specchio rotto, perché ci sono tutti questi graffi, tutte queste piaghe proprio che sembrano quando voi lesionate uno specchio. Dal sito, perché questo l'ho acquistato su Amazon in prenotazione, quindi mi è arrivato il giorno stesso dell'uscita del libro nelle librerie, non si capiva che era una copertina specchiata, sembrava semplicemente grigia ed io me ne ero innamorata per il tatuaggio, da brava appassionata quale sono. E invece quando poi ho aperto il pacchetto, non vi ho potuto fare l'unboxing perché pioveva e quindi il cartone si era tutto infradiciato, ho avuto proprio un accecamento, sono rimasta abbagliata perché è uscito fuori un libro a specchio. E questo è il libro che ho attualmente in lettura e l'ho quasi terminato, mi mancano meno di 100 pagine. Devo dire che... poi vi farò appunto, ve ne parlerò meglio, vi farò un discorso più approfondito nel wrap up, però è meno di quanto mi aspettassi, ecco, diciamo così. Poi voglio ovviamente arrivare al termine del libro e vi farò un discorso un po' più completo nel prossimo wrap up. Comunque questo entra nell'annovero dei libri acquistati in questo mese di novembre. Poi passiamo a un piccolo libricino che mi ha gentilmente comprato una mia adoratissima parente, che è Le leggende del mare di Ettore Bravetta. Le leggende del mare e le superstizioni dei marinai di Arnaldo Forni Editore. Se fate un giro su internet vedrete quanto caspita è introvabile questo libro. Si trova in altre edizioni, però questo libricino qui in particolare sembra veramente uno di quei libri che vengono stampati una volta nella vita dell'universo, e poi non se ne ha più traccia. Questo infatti è stato acquistato in una libreria proprio adiacente ad un museo,
e quindi aveva tutti i titoli particolari relativi al mondo del mare. Era proprio una libreria dedicata a volumi che hanno come protagonista il mare, e quindi c'erano anche queste chicche che sul grande circuito delle librerie in franchising sono per lo più introvabili. E quindi mi è stato appunto regalato questo, che è stato scritto, mi sembra, sul finire dell'Ottocento. Ed è la praticamente copia del libro originale. Questo significa che ha una scrittura davvero particolare, perché non è quell'italiano moderno che conosciamo noi, ma è l'italiano appunto di fine Ottocento. Per esempio, ed egli non levano nella notte alte strida e si uniscono al lungo ululare del vento, questo per dirne una. Oppure c'è la lettera di presentazione di questo Ettore Bravetta, che dice: l'influenza del sole, le miriadi di stelle che scintillano nello spazio, la vista delle sue molteplici e multiformi manifestazioni, incutendo nell'uomo meraviglia e terrore, lo persuasero dell'esistenza di un numero indefinito di potenze occulte. È scritto tutto così. E poi la scrittura è proprio fatta a macchina, è la ristampa perfetta della macchina da scrivere utilizzata da Ettore Bravetta. Praticamente, qual è la storia di questo libro? Io prima l'ho ricevuto e poi dopo ho studiato la sua storia. Ettore Bravetta è un capitano di fregata, quindi un marittimo di lungo corso, che ha scritto questo libro dividendolo in capitoli per parlare più o meno in modo completo di tutte le conoscenze che si avevano sul mondo del mare. Quindi le leggende antiche, i mostri marini, le apparizioni, le navi fantasma, le isole misteriose, i diavoli, gli spiriti malefici, la iettatura, gli amuleti, offerte, voti e patroni celesti. Quindi sono proprio tutte le cose che si sapevano o che si vociferavano all'epoca sul mondo del mare, ed è dedicato questo libro a Sua Altezza Reale il Principe Tommaso, Duca di Genova. È piccolino, saranno un centinaio di pagine nemmeno, e poi vi farò sapere insomma che cosa ne penso. Comunque sia, è una chicca, e se la volete la trovate comunque online, anche se con un'altra edizione, ma è comunque questa. Poi vi mostro ufficialmente come libro comprato, anche se già ve l'ho mostrato in altri video, Inferno di Dan Brown. Questo l'ho temporaneamente messo da parte, sono circa a metà, poco meno della metà. Mi è stato detto in modo molto chiaro che è diverso dal film, mi è stato detto anche qualche piccolo spoiler, quindi diciamo che sul momento ho perso un attimo l'entusiasmo di continuare la lettura, per questo ho dato la precedenza alla Paranza dei bambini di Saviano. Però questo qui lo devo assolutamente finire, quindi il prima possibile, subito dopo aver finito il libro di Saviano, terminerò anche questo, che comunque è un acquisto del mese di novembre. E poi terminiamo con i due volumoni da collezione che vi ho spacchettato in diretta, quindi già sapete di che cosa si tratta, e sono i due volumi Elementare Papero, uno Primavera e l'altro Autunno, con i quali ho completato la raccolta dei quattro libri della serie Elementare Papero, scritti da Bianca Pizzorno per Walt Disney. Erano libri che, come vi ho raccontato nei video unboxing, cercavo da quando ero piccola, e quindi finalmente, grazie a eBay e a una venditrice molto gentile, sono riuscita finalmente, dopo 850.000 anni, a completare questa raccolta. E questo qui sarà il prossimo libro che leggerò, oltre a Inferno e alla Paranza dei bambini, tanto questo si legge veramente in poco, è pieno di disegni. E sono dei gialli che appunto bisogna risolvere insieme ai personaggi classici di Walt Disney, come Basettoni, qua, Paperina, eccetera, eccetera. Bene, questo era il mio malloppo, il mio bottino accaparrato nel mese di novembre. Adesso ve lo mostro in tutta la sua completezza, come mio solito. Ok. Questo è anche un ottimo esercizio di ginnastica per le braccia. Eccolo qui.
molto molto bello, colorati, sono veramente soddisfatta degli acquisti di questo mese. Ho ricevuto dei libri bellissimi, in cima va sicuramente quello di Lucia Santucci, quindi mi raccomando, contattatela, eccolo qui, e poi tutti gli altri, quindi veramente un bel bottino, sono molto contenta. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi libri, lasciatemi un commentino, spolliciate questo video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e mettete anche like alla pagina Facebook che contiene dei contenuti extra come i DVD, come dico sempre, quindi ci sono delle cose che non trovate qui sul canale, anche delle chicche, quindi vi invito a mettere il mi piace anche alla pagina Facebook che è gratis, quindi non vi preoccupate. Io vi mando un bacione grandissimo, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!